andiamo a finire, di provare a finire il gioco, la mente bellica. In questo caso dobbiamo ancora finire quel pezzo, quel famosissimo pezzo che non ero ancora riuscito a fare. E secondo me ne vale la pena perché vi allunga un po' la storia. E poi questo è uno dei giochi secondo me che ne vale la pena comprare. Insomma, dipende anche da voi, non è. Se il gioco non vi piace, il genere del gioco lo potete anche lasciare stare. Però secondo me è uno dei giochi che ne valsa la pena, secondo me. Poi vedete, siete voi a valutare, siete voi che giocate, come vi avevo accennato anche prima, ho creato un clan di Destiny 2. Su Destiny 2 è un clan a scopo amici, ci si diverte insieme, di che giustamente faremo qualche missione, aiuterò ad alcuna gente, nuovi arrivati oppure anche ex arrivati, vecchi arrivati, a fare qualcosa che non sono riusciti a fare. A tutti i presenti sul campo, catch in arrivo. Non so quali siano le intenzioni, ma dubito Il siano problema è che buone. adesso sono da solo, vabbè. Nel frattempo che volevo iniziarmi a fare la. Non so che non la faccio. Perché è rischioso da solo e. Vabbè, no, non la faccio. La storia sta per farsi interessante. E molto pericolosa. Fa attenzione. Diciamo che prima non me lo avevo fatta perché ero al di sotto del potere che dovevo esserci. Adesso in teoria dovrei farcela perché ne ho 338, quasi 340 di potere. Dove qui è consigliato 330. Quindi secondo me ce la dovrei farcela. Allora, intanto attivando il nemico. Nemici in arrivo. Rimanete dove siete. Sto usando la vostra posizione per indirizzare il warsat. Ricevuto. Di sopravvivere agli attacchi tutta.
arrivato in posizione. Supporto orbitale richiesto. Ce l'ho fatta. Ana, come hai fatto a farlo sparare? Gliel'ho chiesto. Rasputin fu creato per difendere l'umanità. Lui mi ascolta. Stavolta la mente bellica ti ha ascoltato. Ma sapresti gestirne le conseguenze se non lo facesse? Guardiano, metti al sicuro il frammento del viaggiatore e torna su Marte. È arrivato il momento di affrontare un dio. Ecco, questo è che mi preoccupa, ragazzi. E abbiamo finito la missione. Adesso dobbiamo andare su Marte. Allora. Andiamo su Marte, guardiamo. Cerchiamo di finire almeno qualche cosa. L'ho incominciato apposta perché volevo finire la cosiddetta espansione. Io la mente bellica ce l'ho qua, mi serve 340 di potere e ne ho di meno, quindi metto qua deriva glaciale. Vediamo cosa e dove mi porta. L'alveare sta effettuando una specie di rituale. C'è qualche buona luce disposta a sventarlo? Vediamo. Vediamo. Io ripeto, sono da solo, quindi quelle cose non le faccio. Sì, tanto uguale, aspetta, cerchiamo di arrivare alla fine. Devo salire di qua. Troviamo il terreno di alimentazione di questa divinità larvale. Potremmo usare il frammento del viaggiatore per stanare Xol. Ho effettuato delle scansioni e ho trovato una caverna che interseca uno dei tunnel di Xol. Zavala, ascoltami. Ho studiato i registri. Rasputin riuscì a fermare Xol a malapena la prima volta. La missione proseguirà. Sconfiggeremo Xol e senza l'aiuto della mente bellica. Non sappiamo cosa potrebbe fare. Sto rilevando una sorta di interferenza e non riesco a venirne a capo. La rilevo anch'io. Dammi un minuto per analizzare il segnale. Forse riuscirò a capire di cosa si tratta. Voilà. Beh, che è rimasta un... Thank you.
L'interferenza sta peggiorando, ma inizio a riconoscerne la sequenza. La senti, Anna? Ho bisogno di più dati per accertarmene, ma credo che si tratti di un messaggio codificato. I cristalli emanano energia. L'alveare li starà utilizzando per raccogliere potere e nutrire Xol. L'energia in questo manufatto è instabile. Prova a lanciarlo contro il cristallo. Sembra che l'alveare si sia dato da fare qui sotto. Continuate così. Secondo le scansioni, i tunnel convergono tutti verso una grande sala. Molto probabilmente si tratta del terreno di alimentazione di Xol. Sicuramente sarò... Guarda le dimensioni di questi tunnel. Xol deve essere immenso. Significa che Xol è più forte di quanto pensassimo. Un motivo in più per abbatterlo.
stavano intonando una melodia arcaica su un necromante chiamato Nokris e su come fosse stato bollato come eretico. Cosa può qualificarti come eretico agli occhi dell'alveare? Forse qualcosa riguardo alla resurrezione? Accidenti, come si dice, mi si è finita le cose che dovevano essere finte. Arrivo ragazzi. Eccoci ragazzuoli, sono tornato. Questi cristalli sono belli, Vediamo cosa ci nasconde. Questo è una sorta di luogo sacro. Stanno preparando un'altra offerta per Xol. Dobbiamo eliminarli, ora.
una sorta di luogo sacro. Stanno preparando un'altra offerta per Xol. Dobbiamo eliminarli. Sì. Ora. Il terreno di alimentazione è sotto di noi. Ho decodificato la sequenza dell'interferenza. H, Eir, Yul, Ur. Questi sono nomi antichi e potenti. Questo è più di quanto. Ana! Ana! Thank you.
nel centro. È lì che piazzeremo il frammento. Guardiano, dove sei? Grazie alla luce. Sol si sta dirigendo verso Rasputin e la struttura di Clovis Bray. Se Rasputin muore, il giavellotto sparirà e Xol vincerà. Molto bene. Le mie paure sulla mente bellica non sono importanti quanto la sconfitta di Xol. Uniamo le forze. Voi cosa ne dite? Diciamo che siamo pronti. Siamo sempre pronti. Spisso è andato a fare la missione di prima, chi ha questa espressione potrebbe anche provare, o si può anche giocare assieme. Io ormai sono quasi alla fine e i miei tutti noi sono offline, cioè, dai. Vi parlo un po' del clan, questo clan è da sempre. Ciao, ai! Che ho creato è solo giocare da piccola amico, amicizia, giocare in compagnia, giocare assieme, niente di che. L'ho trovato su Battle.net, l'ho pubblicato lì, quindi se vi fa piacere siete i tre primi ad arrivare. Pimi, no, che sto scherzando, perché ovviamente c'è ci sono anche altri membri che sono già entrati. E niente, vabbè, facciamo, vediamo se non
servirà un grande... beh, 340, va bene, io pensavo ce ne fossero di più. Meglio così, ragazzi. Non sono tra i primi che ho finito la piccola esplosione di S2. Magari sono gli altri, eh. Però per assicurare che secondo me ne vale la pena. Vabbè, seguiamo questo qua, seguiamo questo. Vedo e non vedo, sì, perché non vedo. Pensavo avessi trovato un forziere. Usare Rasmus su Marte dovete per forza aver finito la missione principale, cioè la campagna. Hai? Beh, niente di che. Rivedete la carta da un I can speak any languages, but if you like, you can write here in the chat. Allora, iniziamo e proviamo a eseguire sta missione principale, che è campagna. Speriamo di farcela. Partiamo con speriamo l'ultima fase di The Last I Think for Destiny 2, la mente bellica. Eccoci, proteggi, dove siamo? No, ci posso prendere. Al momento non posso accedere, ma sì, dai, andiamo. Sol sta divorando la rete neurale e se la danneggia troppo potrebbe innescare una reazione a catena in grado di devastare Marte. So solo che abbiamo un asso nella manica, la Valchiria. Non mi fiderò mai di Rasputin, ma avremo bisogno di ogni arma a disposizione per fermare Xol, anche se alimentata da una mente bellica. Vai! Cagaschino! Vabbè, io faccio la possibilità. Bene, no, per un oh, hi, ciao Andre.
sovraccarichiamo il nucleo di Rasputin, possiamo canalizzare l'eccesso di energia nella Valchiria. È la nostra unica opportunità di ferire Xol. Inibitore della rete neurale disattivato. Livelli di energia del nucleo in aumento. Continue fluttuazioni potrebbero causare un collasso. Il personale è invitato ad avviare i protocolli di sicurezza. Ricordate, la sicurezza sul lavoro è più preziosa di un tesoro. Il nodo sta emanando strane attività. Devo indagare da più vicino. Oh oh, con l'inibitore disattivato, la rete neurale sta impazzendo. Proverò a stabilizzarla. Difendete l'area. Ecco. Quello che crediamo.
livello critico. Si invita il personale ad evacuare. Aggiungete il nucleo prima che superi i livelli critici e forgiate una nuova Valchiria. Questa sarà una bella. Dovremmo forgiare. Scherzavo. Rientra in metà. Sarebbe comodo la Valchiria adesso. Stabilizzata. Sono qua. Ma la Valchiria è pronta. Benissimo. Lanciate la Valchiria nel nucleo e provocate un collasso totale. Collasso totale del nucleo avviato. Se state sentendo questo messaggio, significa che siete troppo vicini al nulla. La Valchiria emana energia così intensa che i miei sensori non sono nemmeno in grado di analizzarla.
mai visto niente di così potente. Fai attenzione. Siamo arrivati al punto giusto. Non ho mai visto niente di così potente. Fai attenzione. Ancora un po'. Ana sta riattivando la rete neurale. Continua a combattere.
favellotto è attivo e pronto. L'energia ausiliare è stata attivata. Avvicinatevi a un nodo e caricate il giavellotto. Continua a combattere. L'energia ausiliare è stata attivata. Avvicinatevi a un nodo e caricate il giavellotto. Continua a combattere. È stata attivata. Avvicinatevi a un nodo e caricate il giavellotto.
ausiliare è stato attivato. Avvicinatevi a un nodo e caricate il giavellotto. Continua a combattere. È stata attivata. Avvicinatevi a un nodo e caricate il giavellotto. Vuoi dire l'abbiamo abbattuto? Ora fai parte anche tu della squadra, Ana. E vabbè ragazzi, questa è credo la parte finale della... Allora, è finita questa, diciamo, di
se vedrete il video che ci saranno streaming in voi vedrete la famiglia Bray mi ha concepito come salvatore onnisciente mentre l'avanguardia ha cercato di utilizzarmi come un'arma primitiva, ma da oggi non più, e definirò così la realtà della mia esistenza. La mia presenza oltrepasserà i confini del sistema. Nessun'altra minaccia passerà inosservata. Da questo giorno in poi, difenderò l'umanità alle mie condizioni. Io sono Rasputin, guardiano indiscusso del cosmo. E nessuno può eguagliarmi. Che cosa abbiamo fatto? Non preoccuparti. Possiamo farcela. Eccoci qua, ragazzi. Siamo alla fine della... Abbiamo finito il DLC. Credo che adesso sicuramente andremo poi nella città dell'avanguardia. Ci daranno qualche dono o qualcosa del genere. E adesso sì, non mi sbaglio. Abbiamo sbloccato quelle cose là. Cioè il potere... Secondo me non è. Quindi ce n'è ancora una missione. Una piccola parte. Ciao. Discuteremo queste cose. Prenditi tutto il tempo necessario. Allora, no, ormai ci sono già. Conosci la frase «Fai attenzione a ciò che desideri»? Beh, continua a martellarmi nella testa da quando Rasputin ha lanciato una nuova rete di Warsat interamente sotto il suo controllo. Dovrei avere paura. Qualsiasi persona razionale l'avrebbe. Ma non io. So con certezza che affronteremo il futuro insieme, sempre e comunque. Hai conquistato la sua fiducia e la sua stima. Ora che Xol è stato sconfitto, vuole indagare sui segreti dei Bray e scoprire di più sul passato della sua famiglia insieme a te, minchia. Torna da Zavala alla torre. Vittoria permanente. Grandi. Complete le pattuglie ed eventi pubblici nel bacino di Hellas per dare pegni nel... della mente bellica e guadagnare ricompense di livello 20 e oltre da Anna Bray. Ecco qua possiamo per ora no Efesto eroica e completa tutte le avventure di, del bacino Hellas. Ok, e poi nelle varie ottieni 10 grammi di ricompensa per sbloccare. Vabbè, io andrò in avanguardia. Il nostro amico. Diamoci dentro. Ecco, finalmente. Adesso spero che da adesso in poi la potremo utilizzare. Il potere Rust. Il potere della Valchiria. Thank you.
ci fosse un domani, metti al sicuro quello che è precipitato nella tua area e recupera le sue informazioni. Recupereremo quelle informazioni dal Warsat. La Valchiria è in arrivo. Attenzione là fuori. Sta canalizzando una sorta di campo di soppressione. Molteplici nemici individuati. Rasputin sta attivando la Valchiria. Qualcosa di grosso in arrivo. La rete neurale è attiva. Invio il giavellotto verso la vostra posizione. Orco avvistato. Lo abbatteremo.
neutralizzato e abbiamo le informazioni del WhatsApp. Bel lavoro. Non vedo l'ora di scoprire cosa contenessero i registri del WhatsApp. H47, secondo me è solo isolante, non solo da me. Ecco qui la mente medica, la finisco da qua, devo andare dal cortile. Guardiamo però nel frattempo, prima di arrivare alla missione di San Pinucci, vabbè, ci manca qui ancora. Abbiamo 33 44 37 40 39 35 30 40. Questo è 335, 335, sono tutti uguali, ciao, sono chi sei, iscriviti, fatti vedere. Pure là, 339, 29 togliamo, per 2 anni, 320, 335. Questi non mi soddisfano, non ci sono. Guardiamo, abbiamo 340 l'anello, questo è fuori, questo è fuori, abbiamo 7, no, non ce l'ho già. L'anello è qui. Poi abbiamo l'armi, siamo pieni, sì, ce ne manca. Ma qua adesso siamo completi. Allora, 334, 338 via, 333 via, 333 via. Allora, ci liberiamo un po', perché secondo me Zavala ci darà qualcosa. 340, 312, 305 via. 2, Torre, 2, puoi ripetere? La trasmissione si è interrotta. Poi qui, qui la spada. Che te la capi spada. Torre, puoi ripetere? Allora, 3, la trasmissione 3, si è 10, interrotta. 10, 321, 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 321
la spada è un po' inutile. Abbiamo questo qua che è del titano, mercurio, crogiolo. Bene, questo lo lasciamo, mercurio. Ne ho beccato un altro che controllava spore larvali fuori dalla città. It's the same. Conoscere le specifiche prima di completare. Beh, io metterei questo. E andrei al mio deposito. Io nel mio deposito posiziono. Ripongo. Titano, mercurio, questo non mi piace. Non mi piace più. Ok, al 3 spingi. 1. Questo, due, è titano. Questo è titano. Questo è titano. Sì, prendi qua, cosa mi dà il titano, leva risorse. Qui più sul titano. Vabbè, me lascio così. Alcuni non sanno di essere capito. Mi depositerei questo. Questa parte è difettosa. No, smuovi. Senza di noi questo posto farebbe la fame. La luce del viaggiatore ha illuminato una strada verso un mondo di cambiamenti. Ma più è forte la luce, più intense sono le ombre. Il modo in cui percorreremo quella strada potrà definire il nostro futuro. Ma in tutta questa incertezza, una cosa non è mai cambiata. La mia fiducia in te, la persona che guiderà il nostro cammino. Cacciatore titano, infatti chi ha il titano ha la possibilità di prendersi carezza della divinità larvale, sono dei guanti lunghi. Invece il corone del guscio serve un casco, la si prende il cacciatore. Io siccome sono, ecco, non è il casco. Cosa c'è? Classe stregone, aumenta la residenza della natura permettendo di subire più danni. Precisione con armi energetiche velocizzando la ricarica delle granate aperte e di aree vicine. Perfetto. Ecco, raggiunge il grado di 50, quindi si può evolversi fino al livello 50, bello, non sapevo. Grado o livello? Mi grado. Niente, mi grado è il beni della strategia dell'avanguardia. E qua è... Beh, potrei acquistare, ma non serve. Torna al fronte. Qui chef, subito. Allora, ci ricordiamo che abbiamo anche un anagramma. Eversum non è solo un nome, ma una filosofia. Ma va? Quando allora. Che cosa posso fare per te, stregone? Non so. Casco, di nuovo. Ne ho due, ragazzi. Cioè, ditemi che sono fortunato. Trovo sempre caschi. Vabbè. Ci
Cosa posso fare per te? Ma niente di che, c'è tutto. C'è tutto. Strategia. Dicevo già. Questo pacchetto contiene. Grazie per aver acquistato dall'Everversum. Prego, non ho acquistato niente. Controllo, controllo, controllo. Oh. Ricevuto. Oh, guarda, posso... Deposita. Deposita. Bene. Qua sono 32, 30, 40. Beh, interessante. Fatto, fatto e fatto. Grazie. Quando vuoi, io sono qui. Non pensavo di... Sì, perché sono morto. Che cosa posso fare per te, stregone? I compagni succedevano, però... Ecco, un altro uguale. Beh, il caso è nuovo. Pensavo una tuta. Basta questi caschi. Andiamo a decidere. Innanzitutto con 3.45 ci sarei. Allora, questi lì fuori dalle scatole. Questo anche. Andiamo bene, forse riusciamo a ottenere un contratto con l'orbita morta. Questo, 3.40, io qua, cioè 3.40. Niente, beh, dopo la volta. Direi che abbiamo terminato. Siamo alla ricerca di qualche giocatore. Queste istruzioni arrivano dall'esecutore. Non ci credo. Quando sussurri al vuoto, il vuoto ti risponde? Ma scendo giù, però giù ci sono giocatori. Strano. Oggi su Destiny siamo tutti a dormire. Avvicinati un po' di più. Questa la vorrete sentire. Che mi dici dell'altro? Niente. Stai facendo veramente un ottimo lavoro. Grazie di tutto. Ma ci sono serviti quando è arrivata alla Legione Rossa. Posso vedere l'altro? Ne vale la pena. Posso vedere l'altro? Non te ne pentirai. Io direi di andare al... No, certo che no. Non qui. Cosa abbiamo su Marte che ci indica? Ecco qua, abbiamo del recupero dei dati. Oh, respiri profondi, Soraya. La possibilità di avvistare qualche orso da queste parti è molto bassa. Fammi sapere tutto ciò di cui hai bisogno. Invece io volevo andare qua. Devo portare Devrim in città. Guardare la scusa, mi comprerò qualche pasticcino. Mi stacco perché oggi farò delle cose. Se mai mi potete vedere sul prossimo streaming che cambio il gioco, se no anche domani. Domani, dopodomani credo tipo. Thank you.
so, però. Neanche qua. Ma... vedo l'ora che sala di me. Questa parte qua non l'avevo mai esplorata. Saluto, alla prossima, grazie di tutto, grazie per avermi visto.